Lo storico Stadio dei Marmi di Roma diventa Stadio dei Marmi Pietro Mennea a 6 mesi della prematura scomparsa della Freccia del Sud, ma soprattutto nel giorno del 34esimo anniversario del record del mondo. Lo sport italiano ricorda un grande campione. A scoprire la stele che sarà installata all'ingresso dell'impianto di atletica del Foro Italico, il presidente del CONI Malagò, Emanuela Olivieri, la moglie del velocista pugliese che, rivolgendosi tanti bambini seduti in pista, li ha invitati ad inseguire i propri sogni mettendoci tutto l'impegno per realizzarli. A ricordare Pietro Mennea tanti campioni di ieri e di oggi: Tommy Smith, Nino Benvenuti, Sara Simeoni, Marisa Masullo, Henry Howin e Fabrizio Donato. È un compagno con il quale abbiamo avuto la fortuna di poter festeggiare a vittorie bellissime come quella olimpica, come un record del mondo. Vogliamo chiamarlo un compagno di giochi? È una bella definizione. Compagno di giochi. Lo ricorda con commozione ma anche allegria Marisa Masullo, l'atleta italiana che ha vestito in assoluto più volte la maglia azzurra. Oggi siamo qui con un po' di malinconia, però lui avrebbe voluto che fossimo felici e quindi siamo qui. Io dopo 20 anni rindosso la maglia azzurra perché voglio fare un allungo, farò quello che riuscirò a fare, ma per Pietro questo ed altro. Ma Pietro Mennea resta un simbolo anche per i campioni di oggi. Il bello di oggi è che è una festa, non è una gara, quindi quando si gareggia, e lo dovrebbe essere sempre, anche quando si fanno le competizioni mondiali, olimpiadi, europei, e ci si diverte in una festa, questo è il messaggio che deve passare. 1972, fantastico.